chiosi di porcellana e ho creato diciamo un competitor di Chat Fuel. Prima ho visto nella chat su Telegram che si menzionava appunto uno dei miei competitor, uno dei nostri competitor. Però diciamo, questo ve lo voglio giusto citare. Ciò di cui vorrei parlare stasera è su, diciamo, dell'opportunità o meno di utilizzare delle piattaforme, prima dicevamo, che parlavamo prima, per la realizzazione di chatbot, ok? Per la realizzazione di chatbot in particolare, per Facebook Messenger, ma in generale comunque per la realizzazione di chatbot. Ovviamente è un dubbio che alcuni, molti che diciamo, si approcciano a questo mondo, al mondo dei chatbot, possono avere, e cioè fin dove io posso arrivare, fin dove può essere utile utilizzare appunto un tool, gratuito o meno, ovviamente questa è una scelta commerciale, ma un tool preconfigurato o comunque accessibile tendenzialmente online, e dove invece devo poi invece intervenire manualmente con la creazione di codice. In particolare io vorrei farvi vedere un pochino quelle che secondo me, alla luce anche dell'esperienza di questa piattaforma che circa insomma, 300 persone, 300 utenti utilizzano, insomma 300 utenti che crescono ovviamente ogni giorno, quali sono gli aspetti negativi, i contra e gli aspetti positivi pro. E quindi poi insomma, li vedremo abbastanza velocemente, perché sono a vostra disposizione per qualsiasi. Allora, secondo me perché no, diciamo, quindi perché invece scrivere a mano il proprio chatbot, diciamo così, utilizzando ovviamente, interfacciandosi in questo caso, ripeto, con le API di Facebook, Facebook Messenger, poi utilizzando la funzione di linguaggio di programmazione che si vuole utilizzare, sicuramente maggiore flessibilità, no? Perché chiaramente lo scrivo io da zero e quindi me lo faccio esattamente come voglio, lo integro e lo interfaccio con i sistemi che voglio, il database, le API e quant'altro. Un secondo punto a favore, diciamo, dello sviluppo manuale di un chatbot è che dipendo di meno da un ulteriore provider esterno, nel senso che se io, come dire, me lo faccio da solo, oppure se io utilizzo, meglio, se io utilizzo una piattaforma e quella piattaforma va giù, il mio chatbot va giù. Se io me lo utilizzo da solo, ovviamente dovrò garantire l'hosting e tutto quanto del mio servizio, però quantomeno aggiungo un anello, cioè tolgo un anello da questa catena che poi spesso noi sappiamo, lavorando con servizi web, è anche relativamente fragile, insomma. E infine, collegato appunto meglio come sintesi di tutto questo, ho ovviamente il totale controllo di questo sistema, cioè io posso farlo, posso integrarlo esattamente come voglio. E quindi questi secondo me sono i vantaggi, o meglio, perdere queste caratteristiche è lo svantaggio di utilizzare una piattaforma. Dall'altro lato però, perché sì? E secondo me questo, visto che mi sto rivolgendo, penso principalmente ad una platea di developer, di sviluppatori, forse potrebbe essere interessante invece considerare perché in alcuni casi o in assoluto può essere invece utile utilizzare una delle svariate piattaforme, perché a me farebbe piacere utilizzarsi la mia, però una delle svariate piattaforme che esistono oggi sul web per la creazione di chatbot. Prima di tutto velocità di esecuzione, perché insomma, partendo appunto da come dire, wizard, insomma, sistemi guidati e così via, nel giro di veramente 5-10 minuti si riesce ad avere un chatbot funzionante, un chatbot online che inizia a rispondere alle domande degli utenti. E quindi questo porta una piattaforma del genere, l'utilizzo di una piattaforma del genere, ideale per la creazione di MVP, insomma, chi basica un po' il mondo delle startup, un minimum viable product o comunque un prototipo. Cioè se io devo creare un sistema complesso e voglio proporlo ad un'azienda, ad esempio, magari posso arrivare con un prototipo che ho sviluppato in tempi relativamente rapidi e con costi molto ridotti, ricevere il feedback da quell'azienda oppure dal mercato a cui io mi voglio rivolgere, e quindi a quel punto su quell'esperienza che ho realizzato velocemente ed economicamente attraverso una piattaforma, creare poi quello che sarà il chatbot, quello che sarà poi il prodotto finito. E quindi in questo caso ovviamente abbiamo un grosso risparmio, quindi uno dei vantaggi dell'utilizzare una di queste piattaforme, anche a parte come dire, la versione gratuita di questi sistemi, che chiaramente è inevitabilmente, essendo il loro modello il freemium, limitata, però comunque costano oggettivamente poco, insomma con
$20 al mese o anche meno, si può avere accesso, possono avere, si può avere accesso ad un sistema tutto sommato veramente completo. L'altra faccia della medaglia di quell'aspetto negativo che vi ho citato prima, e cioè il fatto di avere un ulteriore fornitore, no, che potrebbe un ulteriore anello nella catena, è però quello di, come dire, dare in outsourcing quelli che sono i rischi e i costi e tutto quello che riguarda l'aggiornamento, l'integrazione di nuove, di nuovi rilasci, di nuove versioni delle API e così via. Perché? Perché noi non ci dobbiamo occupare appunto dell'hosting del nostro chatbot, del nostro software, quindi non ci dobbiamo occupare di, come dire, di tutti i vari ulteriori costi che ci sono se cambiano le API, se escono, se cambiano in assoluto o se escono comunque delle nuove funzionalità. Non dobbiamo andare ogni volta a riscrivere il nostro codice, perché tendenzialmente, se abbiamo scelto una piattaforma decente, insomma, saranno loro ad occuparsi di integrare automaticamente e di darci poi solo, come dire, l'interfaccia di alto livello a queste novità. E poi, come ultima, come dire, come ultimo, ho lasciato questo per ultimo perché è un po' il vizio che un po' tutti i programmatori hanno, perché sanno che fanno farlo e quindi dicono lo faccio io, lo rifaccio io, però così perdono, come dire, tantissimo di quello che è già stato fatto e reinventano appunto ogni volta la ruota, mentre invece, come si dice, il progresso è salire sulle spalle di quello che ha fatto il lavoro prima, insomma, no? E quindi salire sempre più in alto. E quindi in questo caso inevitabilmente utilizzare una piattaforma vuol dire integrare e, come dire, sfruttare il lavoro che qualcun altro ha fatto, su cui poi noi creiamo il nostro, la nostra innovazione, il nostro elemento, no, la nostra unique selling proposition, il nostro, la nostra innovazione vera e propria, insomma. E quindi questi sono un pochino. Ora, la conclusione di tutto questo è quindi che, insomma, usare una piattaforma dipende, ovviamente c'è una risposta del cavolo, però comunque è una risposta che spero possa aver suscitato quantomeno il dubbio, no? Cioè, sia in chi parte in quarta e dice vabbè, me lo faccio da solo partendo da zero, sia di chi invece dice no, come dire, non, insomma, non mi metterò mai a toccare una riga di codice perché o non mi interessa, non sono capace, così via. Quindi secondo me appunto questa veloce introduzione al mondo delle piattaforme, o meglio al concetto di piattaforma per lo sviluppo di chatbot, per Messenger ma anche per Skype e quant'altro, voleva toccare questi punti qui e quindi porre un po' l'attenzione su questo. E ovviamente sono a vostra disposizione per domande in inglese, no, non è vero. Sono a vostra disposizione per le domande, per le domande. Romanesco, io mi sono vissuto di Roma. Allora, una domanda io, una, con che tipo di piattaforma ti sei, diciamo, confrontato più di recente, qual è la tua opinione? La seconda invece è fino a che punto queste piattaforme supportano le componenti di NLP o di NLU, cioè la componente poi di back-end, di compressione del linguaggio, che impressione ti sei fatto? Allora, le piattaforme, tu intendi delle piattaforme tipo appunto ChatFuel, ManyChat e così via, oppure le piattaforme? Allora, la mia piattaforma, che è questa qui, è solo per Facebook Messenger. Altre piattaforme sono anche per altri ambienti. Secondo me hanno tutte, incluso la mia, dei limiti inevitabilmente, insomma. Però hanno anche tutte, un po' quasi tutte, insomma, la maggior parte quei vantaggi che citavo prima. In particolare, sondando ovviamente il mercato anche per motivi proprio professionali, quella che sembra un pochino più interessante sotto certi punti, come dire, quella che sembra più interessante, più completa ma più difficile da utilizzare, quindi un pochino si perde parte del vantaggio, è ChatFuel, mentre invece ManyChat sembra essere un po' troppo semplice, un po' troppo banale. Non dico niente della mia, se qualcuno vuole provare poi mi faccia sapere che ne pensa. Per quanto riguarda come dire, gli elementi di natural language processing, secondo me non ci siamo, cioè non lo consiglierei, ecco. Cioè, è difficile scrivendoli da soli, cioè scrivendoli da zero, chatbot. Usando una piattaforma vengono fuori delle cose talmente ridicole che poi, questo, ecco, questa è una cosa che vorrei proprio
velocemente sottolineare, si getta, perché poi il consumatore non sa la fatica che sta dietro, tutto un ragionamento. Lui scrive che ore sono, quello ti risponde non ho capito, dice vabbè, sta cosa non funziona. E quindi il chatbot come concetto viene marchiato come una roba che non funziona. Visto che è molto difficile, secondo me, e soprattutto molto difficile effettivamente produrre qualcosa di veramente efficace e funzionante, io per ora ci andrei cauto, ecco, soprattutto utilizzando delle piattaforme. Una volta che avviene il non ho capito, la frase che non è stata compresa, adesso non so se è il caso del tuo prodotto in generale, viene inviata al cliente, cioè il cliente ha modo di sapere quali sono le frasi che non sono state soddisfatte dal chatbot? Allora, ti dico, noi siamo, ogni giorno aggiungiamo delle funzionalità. Questa che tu hai citato è proprio una cosa su cui stiamo lavorando in questi giorni, nel senso, ed è una cosa su cui i nostri utenti, che sono anche ovviamente più o meno coscientemente beta tester, sono molto, l'attendono con ansia, nel senso, la lista delle interazioni, perché non necessariamente devono essere domande, più frequenti con le risposte, e quindi inevitabilmente anche le domande o comunque le interazioni che non hanno una risposta. Questo così permette loro di aggiustare e ampliare il chatbot che lo hanno. Grazie. Domande dopo. Sì. Grazie. Grazie a tutti.